Eccoci qui all'Andrevon de Varma. Con questo inauguriamo la serie di percorsi della resistenza della Valcellina. Qui siamo saliti quasi 80 anni dopo la distruzione e l'incendio di Varces ad opera dei nazisti ed fu il luogo di ritrovo e di riparo di un battaglione di circa 30 persone che resistette qui per 3 settimane nel novembre fino poi a rientrare a valle. Una percorrenza abbastanza lunga, ci avevo messo 4 ore, impegnativa più che altro per trovare la traccia che in alcuni tratti è flebile, comunque una passeggiata davvero piacevole, una camminata davvero piacevole ma impegnativa. Buona visione, buona percorrenza e buona storia a tutti. Eccoci qua che ritorniamo sui nostri passi e riprendiamo il cammino. Siamo nei pressi della presa a 1,8 km dalla partenza. Dalle prese abbiamo camminato per 400 metri lungo il torrente e siamo arrivati a questo bivio. Da qui inizia la seconda parte della salita. Iniziamo lungo il sentiero un po' nascosto che si trova proprio alla biforcazione tra i due canali. Per la precisione, a destra abbiamo il canale di San Daniele e a sinistra il canale delle Brente, dove c'era una volta un sentiero, ma abbiamo trovato e sembra impraticabile, per cui saliamo per la via del centro. Attenzione, questo tratto leggermente esposto. Questo è il canale di San Daniele. Troviamo inaspettatamente una scaletta, mentre qua sulla nostra sinistra è il canale delle Brente. La traccia è sempre ben evidente, sale allora nel sottobosco. Abbiamo percorso finora praticamente 3 km, avremo quota 6,80 e qui c'è un bivio. Qua sulla destra sale una debolissima traccia, vediamo un nastrino che ci ricorda che siamo ora nella parte sinistra del bivio, su cui continueremo alla ricerca dell'Andrevon. La traccia si è fatta un po' più evanescente, ma rimane comunque ben percorribile. Abbiamo percorso 4 km e mezzo senza grossi patemi e forse in lontananza individuiamo l'Andrevon. Siamo sulle pendici sud del Monte Resettum. Abbiamo finora percorso quasi 5 km, sotto di noi il canale delle Brente. Da qua sale la traccia segnata sulle mappe, ma non so quanto sia realizzabile, che si congiunge alla nostra che abbiamo fatto. Non ho parlato molto perché la traccia era tutta nel sottobosco, abbastanza evidente, e adesso ci dirigiamo verso l'Andrevon. Qui la traccia si perde e saliamo un po' ad intuito, ragionando a vista. Abbiamo guadato delle pietre asciutte di un torrente, qua c'è una cascata e ora cerchiamo di ruotare e di riportarci sulla traccia dell'Andrevon. Sulla terra non c'è quasi niente come traccia. Questo è un tratto un po' difficile. Cioè, intendiamoci per difficile, niente di particolarmente pericoloso o impervio, ma il difficile è orientarsi. Qui siamo sopra la cascatella dove ritroviamo una flebile traccia. Dalla cascata siamo saliti ad una pendenza davvero impegnativa, traccia molto flebile. Attenzione un po' all'erba alta, sarà molto utile scaricare la traccia dal sito curaticonstile.it. A quota 950 abbiamo trovato una traccia evidente che ci portava sulla destra, però si discostava da quella segnata sulla mappa
e che ci dovrebbe condurre qui all'Andrevon. Eccolo davanti a noi. Guarda, andiamo. Quota 1140, dopo 4 ore di cammino, 7 km dalla partenza, eccoci arrivati all'Andrevon de Varma. 78 anni dopo l'incendio di Bargis e la distruzione del paese ad opera dei nazifascisti, le truppe partigiane che difendevano la Valcellina si dispersero e uno dei battaglioni, se non ero il Maniago, adesso la stanchezza un po' mi annebbia, trovò riparo qui dalle pietre dell'Andrevon. Oggi è il 20 settembre, più o meno in questi 20 novembre, scusate, più o meno in questa stessa data, il piccolo presidio fatto di una trentina di uomini, dopo 3 settimane di resistenza in luoghi impervi, con poca acqua, lontani dalle fonti di approvvigionamento, decise di scendere a valle, anche perché oggi è una bella giornata, è calda, ma è un novembre atipico, il riscaldamento climatico lo ha reso particolarmente caldo, ma in realtà qui il 20 novembre del 1944 c'era la neve, il clima assolutamente rigido, l'ambiente impervio, costrinse le pattuglie che qui resistevano a rientrare in pianura. L'Andrevon di Varma